Bonjour, Collard. Oh, ciao, sono George Stobart. Sono l'americano che hai conosciuto a quel bar. Ah, oui? Avevi detto di chiamare se avessi potuto aiutarti. Hai nessuna informazione per me? Puoi scommetterci. Ho sentito un testimone che ha parlato con il pagliaccio. E so dove l'assassino si procura i suoi vestiti. Non scherzi, eh? Mi hai colpito. Davvero? Beh, non è stato facile. Senti, perché non vieni qui nel mio appartamento? Va bene, dove vivi? 361 Rue Jarry. Va bene, arrivo. Più che dai vestiti ero stato colpito dai prezzi. Gli stessi soldi sarebbero bastati per dar da mangiare ad una famiglia bisognosa per tutta la vita. Mi domando se la gente che compra quel tipo di cose si faccia problemi di coscienza. Nella vetrina del negozio c'erano vestiti lunghi e altre cose da donna. Nella vetrina del negozio c'erano vestiti... La donna stava cercando di fare qualcosa con un paio di aghi, ma non si poteva dire che stesse lavorando a maglia. Era una tipa briosa, una di quelle che attraverseresti la strada per evitarla. Provai a spingerla, ma sembrava chiusa a chiave. Oh, salve! Bonjour, monsieur. Vuole che le legga il futuro? Oh no, grazie. Oh, sono molto brava e faccio in un minuto. Grazie, fa lo stesso, non sono superstizioso. Se ci mette solo un minuto non c'è poi molto in cui sperare. Conosce una ragazza che si chiama Nicole Collard? Sì, la conosco. Vive nell'appartamento sopra il mio, nel palazzo dall'altra parte della strada. Ho cercato di aprire la porta, ma è chiusa a chiave. Sa, l'avrò detto un milione di volte al padrone di casa. È l'umidità. Tutto il palazzo è come una spugna. Assorbe l'umidità da dove solo Dio lo sa. Vuol dire che la porta non si apre perché è dilatata? Proprio così. Ma c'è un modo per aprirla. Non la spinga forte. Le dia soltanto una leggera gomitata al di sopra della serratura. Grazie per il consiglio. Da quanto tempo è che Mademoiselle Collard vive qui? Da alcuni mesi. Quando arriverà il freddo, subirà uno shock. Le finestre piene di spifferi, riscaldamento insufficiente e una battaglia continua contro il freddo. L'unico motivo per cui rimango è perché l'affitto non è caro. La sua signorina si merita di meglio. Pensavo che Mademoiselle Collard fosse una fotografa di successo. Non tanto come fa sembrare, con tutti quei vestiti eleganti. Oh, lo sentite piangere di notte? È terribile. Non lo dica in giro, che gliel'ho detto. È molto orgogliosa, troppo orgogliosa per i miei gusti. Arrivederci. Questo è vero, monsieur. Ci rivedremo. Mi ricordai il consiglio della fioraia. Spinsi la porta lentamente sopra la serratura. Bonjour. Sono contenta che sia potuto venire, monsieur. Chiamami George. Bene, sono Nicole. Siediti, George. Eh bien? Che cosa mi racconti? Ho esplorato le fognature sotto al bar. Sentivo un cattivo odore. Il pagliaccio ha utilizzato le fognature per scappare e cambiarsi il costume. Penso che andasse di fretta, si è dimenticato la giacca. Eh? Ho il numero di telefono del suo sarto. Sei stato più fortunato di me. Ha detto fortuna. Fortuna. Io lo chiamo duro lavoro. Cos'è successo? Ho portato le fotografie al direttore, ma non gli interessavano.
Ti rendi conto? Mi ha detto di lasciar perdere questa storia. Ma non lo farai. Oh no, voglio scoprire cosa c'è sotto questi omicidi. Sai cosa penso? È una cospirazione. La polizia di 3 paesi diversi ha mantenuto una stretta riservatezza sugli omicidi. La stampa non li ha collegati affatto. Li hanno attribuiti a minoranze estremiste politiche, religiose o militari. Quello comprende un po' tutti e nessuno. Dimmi delle altre vittime del pagliaccio. Il primo è stato Arnaud Bilotta, il milionario proprietario dell'impero farmaceutico. Ha fatto i soldi vendendo anfetamine nel dopoguerra con il boom delle diete dimagranti. Ti immagini milioni di casalinghe che sballavano con le anfetamine. È stato ucciso a causa dei suoi soldi? No, non aveva parenti e tutta la sua fortuna è andata all'orfanotrofio in cui era cresciuto. L'unica testimone di questo caso è una ragazza alla pari filippina. Giura che sia stato ammassato da un pupazzo di neve. E la seconda vittima del pagliaccio? Yamada, il chiacchierato politico dei verdi giapponesi. Aveva ereditato la sua fortuna dal consorzio elettrochimico di suo padre. Era impegnato nella lotta per lo smantellamento dell'industria automobilistica giapponese. Non penso che abbia ottenuto molti consensi con il suo folle programma politico. Yamada era un uomo di grandi vedute. Era anni avanti rispetto ai suoi tempi. Se lo dici tu, com'è morto? Nelle mani, dovrei dire, ali di pinguino imperiale. Un pupazzo di neve, un pinguino e adesso un pagliaccio. Sai che odio ammetterlo, ma tutto questo mi fa rabbrividire. Ti dico una cosa, non accetterò nessun invito a feste in maschera. Non ti biasimo, ho paura anch'io. Ma questa storia potrebbe essere la mia unica grande occasione. O potrebbe condurmi anche alla morte. Ho trovato questo naso finto nelle fognature. Ehi, cos'è questa roba? Proviene dal naso di qualcuno? Non essere volgare, George. C'è scritto La Risée du Monde, maschere e costumi. È un negozio di costumi vicino a Gare Saint-Lazare. Vado a controllare. Forse il proprietario si ricorda chi ha affittato il costume da pagliaccio. Perché non lo provi, George? Non esiste, non voglio sembrare uno stupido. E poi non si sa mai, potrebbe aver avuto il raffreddore. Ho trovato un pezzo di stoffa vicino al bar. Quando l'ho mostrato al portinaio, l'ha riconosciuto subito. È molto particolare. Aspetta a vedere questo. Ho sviluppato le fotografie che ho scattato in quel bar. Ecco qua, George. Ho fatto un ingrandimento. Guarda quello che indossa quel tipo. Pantaloni a quadretti. La stessa stoffa che ho trovato nelle fognature. Esatto. Non dovrebbe essere difficile trovare questo tipo. Ah no? Guarda bene la sua guancia sinistra. Una cicatrice a forma di ferro di cavallo. O una luna crescente. Raccontami un po' più di te. Oh, non c'è molto da raccontare. Beh, come hai cominciato ad appassionarti di fotografia? Penso sia stato grazie a mio padre. È stato lui a comprarmi la mia prima macchina fotografica. Avevo 8 anni e i miei genitori si erano appena separati. Hai vissuto con tuo padre? Sì, mia madre se ne andò con il suo nuovo ragazzo. Non me ne importò. Papà era tutto quello di cui avevo bisogno. 4 anni dopo morì in un incidente aereo. Oh, mi dispiace. Oh, non preoccuparti. Non mi dispiace parlare di lui. Era più un fratello maggiore. Scherzava e rideva sempre. Papà aveva sempre desiderato che studiassi arte. Ecco perché sono andata all'università. Hai studiato fotografia all'università? Oh no, non potevo permettermi i materiali. Dovevamo pagare tutto. I colori, le tele, la carta. Per la maggior parte dell'anno mi dedicai al minimalismo. Costava meno. Andavo al parco a caccia di peli di scoiattolo. L'unico periodo in cui non ho sofferto la fame è stato quando facevamo le stampe. Mangiavo le patate che utilizzavo per le stampe. Mi stai prendendo in giro, vero? Oh no!
Hai il ragazzo? Non sono affari tuoi. Esco di nuovo in cerca di quel pagliaccio. Dove? Potrei andare al negozio di costumi. Buona idea.